Allora, ciao Leonardo, viene per spontaneo sempre chiedere un po' appunto la situazione, no? E nelle conferenze stampa giornaliere sono giorni particolari tra la vittoria con i fischi, tra, insomma, immagino qualche confronto costruttivo negli spogliatoi, l'amichevole di ieri, insomma, ci descrivi, ci fai il punto della situazione. Sì, siamo in un periodo un po' così dove fortunatamente stanno venendo i risultati, però sta mancando un po' il gioco. Nonostante questo sappiamo quali sono i nostri limiti, su cosa lavorare e per questo siamo tranquilli e sappiamo che ci dobbiamo mettere qualcosa in più a partire dalla partita di sabato. Ecco, abbiamo visto ieri una squadra, non una squadra proprio tutta, però insomma diversi elementi abbastanza nervosi durante l'amichevole. È anche vero che la Fiorentina non ha mai tirato indietro la gamba, da un lato è giusto, dall'altro insomma poi bisogna vedere perché era un'amichevole. È comunque un nervosismo magari anche positivo che potrebbe dare un po' quella che è un po' la svolta anche a livello proprio caratteriale, sabato. Credo, sì, è una giusta osservazione, credo sia la risposta a quello che dicevo prima, nel senso che noi stiamo provando a metterci qualcosa in più, perché quello che abbiamo fatto finora, nonostante, ripeto, sono venuti i risultati, non è stato sufficiente. Quindi a partire dalla cattiveria agonistica in mezzo al campo, noi proviamo a fare qualcosa in più. Ecco, tu sei un po' lo stacanovista di questo Parma, credo che non è saltata neanche una, ma immagino che non hai voglia di riposare, no? Nel Ma senso. mai, mai, quello mai. No, mi fa piacere che il mister mi dia fiducia. Io cerco di ripagarla, spero di riuscirci sempre. A volte sono venuto meno, però io l'impegno ce lo metto sempre. L'ultimissima parte mia. Abbiamo rivisto ieri nell'amichevole Nocciolini, rientrato per infortunio sulla destra. Ecco. Quando, ed è già successo, quando c'è un giocatore comunque offensivo come lui, nel lato opposto, tu hai dei compiti diversi, immagino. La squadra ruota un po', difende quasi a 4, diciamo, insomma, cambiano un po' anche le cose. Sì, credo sia normale per caratteristiche. Manuel spinge di più, quindi devo dare più copertura. Ma sono automatismi che vengono durante la partita senza magari prepararla dettagliatamente. La partita di Fano può essere simile a quelle con Forlì e Mantova? No, Sì, speriamo di non trovarci fermati. No, scherzo, per il risultato no, sì, per il certo, risultato per il sì. risultato sì, ma guarda, io preferirei il risultato alla prestazione, anche se quando fai le prestazioni alla lunga poi i risultati vengono. Comunque sarà difficile come l'è stata nelle ultime partite, ma come tutte le squadre di Lega Pro è complicato andare a giocare soprattutto fuori casa, si chiuderanno, quindi sarà lo specchio delle altre partite. Secondo te cosa manca al Parma per raggiungere il top? Guarda, non lo sappiamo neanche noi, forse ci manca un po' di entusiasmo in questo momento, che può venire in primis da noi, ma può venire dall'ambiente, noi capiamo che è un momento di difficoltà. Però, come ho detto prima, lo ripeto, noi ci stiamo cercando di metterci qualcosa in più di quello che abbiamo messo finora, per capire, magari è quello che ci manca. Quindi proviamo, come ha detto lui prima, ad andare in mezzo al campo più agguerriti possibile. Tu hai giocato in una piazza calda come Catania, differenza, non c'è differenza tra il pubblico siciliano e quello di Parma? Io a Catania ho avuto la fortuna di incontrare tifosi abbastanza caldi che ci hanno sostenuto e ci hanno rimproverato, tra virgolette, quando c'era da farlo. Però anche qui. Sto bene nel senso che la piazza ci è vicina. È giusto che si incazzino nel momento in cui lo devono fare perché vuol dire che ci tengono alla squadra e questo a noi fa tanto piacere. Ecco, Fano c'è grande entusiasmo, anche i giocatori marchigiani hanno chiamato all'appello i tifosi, anche tu te ne aspetti tanti da Parma. Sì, ma tanto ci hanno abituato bene, quindi. Come ho detto prima, tutte le squadre quando giocano contro di noi fanno gli appelli, perché noi siamo il Parma ed è giusto che sia così, a noi fa solo che piacere, quindi dobbiamo andare lì e dimostrare che siamo il Parma e quindi i tifosi possono venire neanche 10.000. Ecco, un'ultima domanda io. Sono passate 10 giornate e nonostante tutto, comunque il Parma lì è a 3 punti dalla prima. Ci sono quelle 5-6 squadre, tutte nel gruppone. Sembra un po' nelle maratone o insomma nelle corse ciclistiche, quando il gruppo resta compatto finché uno non se la sente e parte.
Chi è che potrebbe essere il primo a partire, secondo te? Tralasciando il Parma, speriamo tutti che sia il Parma, ovviamente, però qual è la squadra che secondo te sta trovando la quadra più rapidamente? Ma sicuramente, come ci aspettavamo dall'inizio, il Venezia, secondo me. Però è un girone difficile, sono tutte lì, la Feral Pisalo, la San Benedettese, comunque sono squadre quadrate che stanno lì, sono rompiscatole, quindi ti ripeto, non riesco, cioè secondo me è solo il Venezia che può venire fuori alla lunga. Ok.